quanto hai perduto? Alberto. Alberto, no, per dimmi, dimmi, quanto hai perduto? 950.000 lire. $150.000. Sì. E io ero i piedi. Che significa? Che tu piangi? Che risolvi? 950.000 lire. Ma che... Ma tu capisci che noi stiamo aprendo una fossa e ci stiamo scendendo dentro. Io non lo so. Già il limite massimo lo abbiamo raggiunto, qua si tratta solamente di accelerare la fine. Io non voglio fare predica, non, per carità, non me ne sento in dovere. Tu una coscienza ce l'hai, perché non sei una cretina, ma allora, mi vuoi dire qual è la forma mentale che ti suggerisce di agire come agisci? Insomma, ma sei una pazza o sei una criminale? Io soldi non ne tengo. Io non ce l'ho, non ne tengo. E tu lo sai perché non ce l'ho. Perché io i conti di casa, io li pago e li ritrovo sempre in arretrati. Li pago 4-5 volte, sempre in arretrati. Sono sempre gli stessi. Perché tu o vai a sostituire un quarto in casa Falanga o te ne vai al circolo a giocare. Ma guarda, questa volta paghi tu quando è certo. Con i mezzi tuoi. La chiave del comò. Non la trovo. Devo come non cercarla? La trovo? Carla, Maria, hai visto la chiave del comò? È questa? Dammi qua. Sì. Vattene in cucina. Cretina! Ma signorina! Vattene! E i gioielli? I gioielli? Eh? Hai pignorato tutto? Ma che piangi? Ma che risolvi? Dimmi, avanti, dimmi, che risolvi piangi? Alberto, non torturare. Io pure mi guardo intorno. Io pure cerco di vedere le cose sotto un altro aspetto. Ma i nervi cedono. Io non capisco. Non capisco. E presentati al mondo. Presentati al mondo chiudendoti dentro tutto il veleno, tutto il tossico che te ne viene da tutte le cose che hai creato con le tue stesse mani, con sacrifici, con rinunzi, sperando di avere in cambio solamente gioie. Madonna mia, Madonna. La famiglia, la casa, i figli. Ma che mi hanno fatto credere a me? Ma che mi hanno fatto credere? Perché ho creduto? E perché ho insistito nel credere? Perché? Perché?